Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua per andare a provare Goku Super Saiyan, il primo LR del gioco e la prima LR superezza del gioco. È proprio perfetto così. Ci sta che l'hanno data a lui perché effettivamente è la prima LR del gioco. Comunque, siamo in un team con il trio perché effettivamente è dove gioca, ok? Senza prenderci in giro, è dove gioca, ok? Questo è il suo team, praticamente l'unico team, giusto per un motivo. C'ha la Great Chance di guardia, e non è bello, eh? Diciamo proprio che non è la cosa più divertente di tutte. Quindi, essendo che c'ha la Great Chance di guardia, sarebbe meglio dargli un po' di difesa con i mega buff del trio. Il trio lo aiuta un po' troppo, diciamoci proprio com'è la cosa. Ovviamente, piccolo problemino giusto alla veloce, anche importante un attimino, non linka con un nulla, non ci si può fare niente, nel senso, i link sono Golden Warrior, Super Saiyan, Kamehameha, First Awakened, Family Ties, Legendary Power, non linka, Tenetela conto la cosa, non lo vedremo linkare tantissimo. Col trio quant'è? Dovrebbe essere Golden Warrior, Legendary. Dovrebbero averlo. Sì, una roba del genere, dovrebbero esserci attivi. Linkerebbe un pochino con Gon. Questo Gon. Ecco, con questo Gon linkerebbe un pochino. Però parliamoci chiaramente, non si può tenere la tunazione in quel modo. Bisogna proteggerlo, ok? Cioè, di base, questo Goku va un attimino protetto. Ok? Va un attimino, giusto un attimino protetto. Il minimo. Ora, con Leza. Chi più 3 additional def 159, great chance di avere la guardia come primo o secondo. E chi più 3 attack 159, great chance di lanciare un additional super attack come secondo e terzo. Quindi, come per Janemba, questo è il suo slot. Questo è il suo slot. Sta lì secondo. Ottiene il 159 def e il 159 attack, ottiene la chance di avere la guardia e ottiene la chance di fare l'additional super attack. Diciamo è il suo slot preferito, alla fine dei conti è il suo slot preferito. Ora abbiamo Gogeta, poi dopo lo cambiamo, non è un problema ora, tanto il chi va in 18 non è un problema quello. Le cose che può fare è che fa tanto danno, tecnicamente questo glielo devo proprio dire, gli hanno fatto fare che il danno lo fa e ne fa anche abbastanza per essere un LR free to play. Io sto sempre tenendo in considerazione, ok, che è un superezza, ok, però è un LR free to play. Ovviamente non volevano andare con una mano pesante su un LR free to play, l'hanno fatto che è giocabile, ok. Ho solo paura delle special, ecco, quelle ho molta paura delle special, non le deve vedere, ma neanche quelle più schifose, ok? Cioè, è quello il senso, capite? I pugni non dovrebbe avere problemi a tankarli. 18 milioni, ok, va bene. I pugni non dovrebbe avere problemi a tankarli. Diventa un problema. Ecco, sì, sì, vabbè. Yeah. Non ha la guardia, tutto bello. Aia, calma. Ok. Ci siamo capiti. Riniziamo. Ora avete capito quello che dicevo. Proprio ha paura di tutte le special, anche le più schifose. Cioè, seconda fase della fight di Gogeta. Non stiamo parlando della special più deletante del gioco. No, stiamo parlando di una special che si tanca tranquillamente. Ecco, lui non ce la farà. Ok, non ce la farà. Cosa abbiamo? Abbiamo un Mega Colossal Damage, Critical Hit Chance più 10, All Allies, Attack 30 per un turno, ok? Dalla 12 invece, che è per quello che gli hanno dato anche l'additional qua in questa posizione, c'ha Greatly Raises Attack and Death per un turno. Se tirate le 12 con l'AD, non tankerà le special, senza la guardia, attenzione. Però dovrebbe poi cavarsela un pochino. Ok, è sempre lì, è un trade un po'. Ripeto, ci sono andati con la mano super, 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 super leggera. Non hanno voluto far robe mega assurde. Immagino che per Gohan o possibilmente Broly STR qualcosina di più lo potremmo vedere. Perché sono LR anche pullabili, non sono free to play. Non stiamo parlando di free to play, stiamo parlando di LR pullabili. Ok, qualcosina in più la potremmo vedere. Oh, 21 milioni. Va bene, è decente come danno. È in linea con le free to play alla fine.
quelle del DB Saga, sto parlando ovviamente dell'LR DB Saga perché ormai fanno solo quelle free to play, quindi siamo in linea con quei danni. Il danno è decente, non ho problemi da quel lato, è solo che, cacchio, la chance di guardia è brutta, la chance di guardia è... no, è proprio no, fine, è quello, è proprio no. Non doveva avere la chance di guardia, lui doveva avere guardia. Primo secondo c'ha la guardia, perché l'avete visto cosa succede quando non ha la guardia, esplode. Non è che ora magicamente, ah vabbè, ma ti dico, la guardia tanca tutto. No, non è che va a tancare tutto, non esplode almeno. È solo quello, non esplode. Fine. Non esplode, uno è felice, contento, basta. Quella è l'unica cosa che in realtà va a fare con una guardia fissa. Però, a prescindere da quello, quello che ci interessa a noi è una piccola parte di passiva finale. Se lo usate contro un extreme, lui c'ha il crit garantito. Ora, siamo da Gogeta, perché è una fight che... probabilmente mi posso permettere di vincere senza troppi scleri. Vi faccio vedere il PG senza troppi scleri. Se no, andavamo in quelle troppo facili e dopo non è neanche divertente fare lo showcase. Quindi ho scelto Gogeta. Vediamo il super efficace. Ci sta, ok. Va bene. Comunque, ultima cosa, è anche un buff. Mi hanno dato il buff, cioè... mi hanno dato anche un kit decente. Non fosse solo... solo, che è quello... non fosse solo la guardia chance. La guardia chance mi sta sulle palle, fine. Mi sta sulle palle, la guardia chance nel 2024 è ridicolo, fine. È ridicola, basta. Non è difendibile come roba, anche su un free to play. Non mi interessa, è ridicola. Bello, ok, andiamo in 24. Andiamo in 24, quindi buffiamo... tecnicamente buffiamo Gogeta qua, perché tira la special. Quindi buffiamo Gogeta all'Ice Attack 30. Non che sia un vero buff, però comunque lo buffiamo anche da lì. E in più gli sta dando l'Alize Key più 3, Additional Attack Def 30 per Superclass Alize. Quindi stiamo dando pure il baffino al trio. Non dico che giocherà mai in turno, in realtà. Cioè, lo potete giocare in caso di... boh, non avete delle carte, non avete il trio Int, volete proprio giocarlo, è possibile giocarlo. È possibile. Sempre lì il punto, è possibile giocarlo. Sì, è possibile. Non deve vedere una special per tutta la battaglia intera, però è possibile. Vediamo se attiva la guardia, più che altro. Interessa vedere se attiva la guardia, giusto per capirci. C'è un colpo solo, tanto non credo che ammazzi. 21 milioni, ok. Non vediamo più di così senza un buffer. Addino? Oh, 13 milioni lad. E qua c'è un Greatly Raises, buono. E niente guardia. Che palle. Cioè, raga, capiamoci, a great chance. Non stiamo parlando che c'ha il 30% di guardia, sto robo. Sto robo ha il 70% di attivare la guardia. Cioè, Cristo, se non l'attivi così, porca di quella. Ah, vabbè, non è, ripeto, non ci posso far nulla. Sì, trasformiamo, tanto se qua facciamo in un turno ci divertiamo ancora di più per quanto mi riguarda. Ha una special lì davanti? Bella. Va più che bene. Famo così. Voglio vedere il prossimo turno, che tanto sarà l'ultimo probabilmente, anche perché non è che in realtà possiamo vedere di più. Stiamo comunque usando un team della Worldwide alla fine dei conti, che fa i suoi bei danni, anche se non è il team Extreme di Broly, fa comunque i suoi bei danni. Quindi probabilmente qua ammazziamo e vediamo giusto l'ultimo turno. Io ho paura per l'AOE. L'AOE di pugno, ho paura. Non vi ho fatto vedere un attimino la difesa che ha di base, ma... raga, non ne ha molta, quindi l'AOE è distruttivo su di lui. Se non c'è la guardia attiva è un problemone. Però volevo proprio prendere la fight con l'AOE, giusto per vedere in generale come reggicchia quello. Non è l'AOE più forte del gioco. Cioè, non sono i pugni più forti del gioco se non tira la special, però... fanno abbastanza da preoccupare, ok? Anzi, forse mi preoccupo anche dei pugni post special su sto Goku, se non attiva la guardia. Quello... probabilmente mi spaventa. Probabilmente mi va a spaventare un po', perché... vabbè, avete visto la special di prima. Non era la special di Gesù Cristo, quella di Goku Vegeta fisici, ok? Si è comunque preso 900 in faccia, no? Ho paura dei pugni post special, no... no guardia, quelli assolutamente ce n'ho paura. Special, fammi special stavolta. Fammi special subito.
Ah, no special. Che palle. Ci sono due away. Ok. Possiamo vedere come li tanca pre e come li tanca post. Anche perché comunque post c'ha il def. C'ha il def e tutto. C'ha la def in più. C'ha un attack def 159 al lancio dello ultra, no? Quindi della 18. Quindi dovrebbe tankare molto meglio pre. E post, scusate. E il pre. Il pre mi spaventa. Se non attivi la guardia ancora, io mi incazzo. Però dopo un po', eh. Attiva. Sta cazzo di guardia. Oh! Aia. Eh sì. Problematichina la cosa. Ripeto, mi va bene free to play. Però potevano andarci un pochino più... più pesanti. Almeno sul fatto della guardia. Se sta primo, secondo, la guardia attiva, fine. Tanto l'avete visto, non è che tanca in realtà molto bene con la guardia attiva, ok? È quello da considerare. Non è che poi in realtà tanca super bene con la guardia attiva. Dargliela permanentemente, non la vedo una roba rotta. Non la vedo proprio una roba rotta, con tutta la sincerità. La vedo come una roba ok, utilizzabile e via. Ma così che ha la chance... e prende il cazzo, il mega cazzo. Prende il mega cazzo. Non lo so. Avrei preferito la guardia fissa a prescindere. Quello è l'unico cambiamento che gli farei. Perché con la guardia fissa a prescindere non è un PGRNG completo. Questo è un PGRNG completo. Voi ogni volta che l'avete in turno non sapete mai se avrà la guardia, se può crepare istantaneamente da una special, oppure può perdere tanta vita e basta, ok? Però da non morire. Lasciamo perdere le special da 5 milioni, tutte quelle mega gigantesche, assurde. Ok, lasciamo perdere quello. Però, almeno provare a sopravvivere, no? Sì, ok, post ce la fa, ma non è neanche però la way da... Non è nemmeno la way da post special, quindi non è che lo prendo troppo in considerazione come roba. No, io non credo che comunque con la guardia riesca a tankare bene i pugni di Gogeta da 1.800.000. Non ce la fa più che altro quello. Non è che ce la va a fare. Non lo so. Mi va bene perché è free to play. Però se mi ritrovo un kit così su una carta pullabile, anche Gohan ad esempio, vabbè, non gli daranno mai una roba del genere, però lo fanno su una carta così come Gohan, che quindi è pullabile. Ok, mi fanno un kit così, mi incazzerei abbastanza io. Perché letteralmente superezza non me lo porto, fine. Spero no. Ci vadano giusto un po' più pesante con l'LR Ezza. Con l'LR Ezza secondo me è giusto che ci vadano più pesante. Ok? È giusto, perché alla fine dei conti sono LR pullabili, no? Dargli un kit effettivo che giocano e che puoi giocare. Yeah. Posto così comunque, raga. Abbiamo provato Goku Super Saiyan. È stato un piacere. Grazie mille per aver visto il video. Lasciate un bel like. Commentate. Siete nuovi sul canale. Considerate l'iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.